una da lontane matatura, la quattro solde una buona magnata, si addormevano un coppo muraglione, per cuscino giacchetta ravugliata, per cuscino giacchetta ravugliata, per cuscino giacchetta ravugliata. La mattina ben presto a mezza piazza, che va a metti e va a chiamare, e prima di solda da giornata domandavano se steva spesa buona, domandavano se steva spesa buona, domandavano se steva spesa buona. La pace steva treta malapena, la fava già faceva una vula, senza bandiere, senza cannella, senza scarpe sulla cavaglietta, senza scarpe sulla cavaglietta, senza scarpe sulla cavaglietta. I femminati a casa salvavano e trovavano chiata per cantare, si asciugavano sedora cuzzanale, ogni tanto quando portava beva, ogni tanto quando portava beva, ogni tanto quando portava beva. A mezzogiorno poi e mamma mia, sotto l'ula ma sentata in coppa preta, senza musale, senza forchetta, tanta pana e poca companaia, tanta pane e poca companaia, tanta pane e poca companaia. Si scappava quando calavo solo e chiana chiana ce ne iemo a casa, dopo magnata carne e maccaruna, se ne tornava in coppo muraglione, se ne tornava in coppo muraglione, se ne tornava in coppo. Bene, scene contadine di un tempo, fatte di amore, fatte di sacrificio, ma soprattutto sacrifici che davano forse importanza a quelle che erano le cose semplici di un tempo. È vero, signor Delisi, nella sua canzone cosa diceva lei? Ma disegnavo un personaggio caratteristico che ha caratterizzato la civiltà contadina degli anni 50-60 e che è diventato patrimonio culturale della nostra comunità, e quindi rappresenta una storia preziosa che noi oggi rievochiamo con gioia. Perfetto, allora la puntata di oggi a Casalnuovo Monte Rotaro, che potremmo definire il più bel paese del subappennino, è così? Questo lo ha detto lei, ma con me riesce facilissimo ridirlo. Casalnuovo è sempre stato un bellissimo paese. Bene, la musica della tavola oggi è alla ricerca delle eccellenze a Casalnuovo Monte Rotaro. Parte la sigla. We'll be right back.
Casalnuovo, il più bel paese del Subappennino, ma diciamo che siamo veramente pieni di bei paesi. Ma questo è particolare, perché? Beh, questa è una comunità che vive questo territorio da più di 1000 anni. Ha scelto questo territorio dei Monti Dauni per la bellezza delle colline e in tanti anni ha vissuto delle esistenze tra gioia e difficoltà. In questi ultimi anni cerchiamo di riscoprire la nostra storia, la nostra tradizione e di rivalorizzarla con le nostre eccellenze e di offrirla per rendere questo paese, nonostante le difficoltà, un paese ospitale, accogliente e che crede ancora nel futuro. Bene, questa è la mission del sindaco De Vita, che insieme alla sua amministrazione evidenzia e dà sottolineatura a tutte quelle che sono le eccellenze. Ma da qui a poco andremo a scoprire veramente tante bellissime eccellenze, anche poco conosciute. Esatto. Perfetto, abbiamo preparato una piccola scheda filmata che ci racconta, attraverso le immagini raccolte dai nostri operatori, le bellezze di Casalnuovo Monterotaro. Godiamocela. Bene, dalle immagini abbiamo visto che siamo veramente in un bellissimo paese. Per parlare di questo siamo con Marco De Cesare. Buongiorno Marco. Buongiorno. Giovanissimo, ma interessatissimo a quelle che sono a quella che è la storia del comune, che è il tuo comune, vero? Allora, puoi raccontarci un po' le origini di Casalnuovo? Certo, le origini del nostro paese risalgono all'incirca tra il IX e il X secolo d.C., quando si ritiene che i primi abitanti si insediarono nell'attuale frazione di Monterotaro, a 4 km dal paese. Questo insediamento è ben visibile grazie ad alcuni reperti, come la torre di Monterotaro, che è stata recentemente restaurata, e alcuni altri reperti che sono lì in zona nel bosco che circonda la torre stessa.
Poi intorno al XII, tra il XII e il XIII secolo, gli abitanti scesero a valle per cercare condizioni di vita migliori, partendo dall'attuale abitato della Cappella, che è il quartiere storico del nostro paese, la parte più alta del nostro paese. Da lì si insediarono, costruendo anche quella che è la chiesa della Madonna della Rocca, la nostra protettrice. Infatti è una chiesa molto, molto caratteristica, che a differenza della chiesa che sta al centro del paese, dei Santi Pietro e Nicolò, è una chiesa molto più piccola, ma che contiene al suo interno dei reperti importanti, come 6 altari e un organo a canne che risalgono al 1700. E intorno al 1700 ci sono anche dei reperti nel quartiere storico, nel centro storico del paese, come portali, stemmi e architravi, che sono ancora ben visibili oggi. Bene, insomma, tutto sommato si arriva ad oggi passando attraverso quelli che sono tutti gli eventi belli e brutti che li hanno riservato a questo territorio. E oggi questa città si presenta veramente in grande forma, è vero Marco? Di questo invece volevo parlare anche con Donato Iannantuoni, autore di una pubblicazione che si intitola Ricordi del Paese. Ma quali sono i ricordi più belli di questo paese? I ricordi più belli, quelli dei vissuti da ragazzo. Ma più che altro ho pensato di fare questo libro perché tanti giovani non sapevano più tante cose. Oggi facciamo col vostro filmato queste cose. L'ho detto, mi sono detto, una volta noi lo vedevamo e lo potevamo dire. Oggi non si vede più, allora dico, lo scrivo che resta per sempre. Ah, certo. E questo è lo stato. Quindi insomma alla fine questa pubblicazione dovrà rimanere nei ricordi. Noi usiamo utilizzare una specie di frase, no? Che raccoglie un po' tutta questa cosa. Ogni tanto ci piace aprire il cassetto della memoria, dal quale poi vengono fuori tante cose. Ma dal cassetto della sua memoria, che ha dato origine ad una pubblicazione di tante pagine, dove si raccontano fatti accaduti, aneddoti, modi di dire, cose simpatiche, modi di dire, anche una specie, anzi un vero e proprio lessico, sì, sì, alla fine di questa pubblicazione, dove si traduce il significato in italiano sulla lingua corrente invece di Casalnuovo. Bene, ma una cosa velocissima ce la deve raccontare, un ricordo magari più bello che accomuna un po' tutti i cittadini di Casalnuovo. Col dono della sintesi, perché sì, sennò se scriviamo sì, un libro. No, ricordo che è rimasto impresso, l'ho descritto perfettamente. Io abitavo qui. Abitando qui, allora da ragazzo si faceva un gioco col carburo e un gas che a contatto con l'acqua produce un gas. Insomma, una cosa difficile, insomma, cioè, un gioco col gas. Io ero proprio ragazzino. Faccio sto buchetto nel terreno, si metteva un stagnarole, una latta che vuole dei pomodori, diciamo, no? Accendo il fiammifero, boom, mi viene, perché non ho usato l'accorgimento di avere la fiamma lontana. Ah, diciamo, mi è venuto addosso. Ma il problema è venuto dopo, che non è che mi hanno portato al dottore, io non ci vedevo più. Non mi hanno portato al dottore. Una signora da vicino che aveva la statua di Santa Lucia, protettrice degli occhi per farmi guarire. Poi per fortuna era solo. Era andata dalla terra. Comunque era un gioco pericoloso. Sì, questo, sì, pericoloso, insomma, alla fine dei conti. L'ho detto. Pericoloso. Bene, allora noi possiamo approfondire tutte le informazioni riuscendo a guardare e leggere questo bel libro che è possibile trovare in tutte le biblioteche, sì. Altrimenti chiamate qui al comune di Casalnuovo Monterotaro che immediatamente vi farà pervenire una copia. Bene, io vi ringrazio. Inizio questo viaggio meraviglioso attraverso quelle che sono le eccellenze, sono veramente tante, quindi mi congedo da voi e vado invece da questa parte, vediamo che cosa il comune insieme agli amici della Prologo e quanti hanno organizzato questa iniziativa hanno inteso mettere in piazza quelle che sono le eccellenze. Iniziamo subito con l'arte ed è veramente arte nel vero senso della parola quella che il nostro amico sta eseguendo. Questi soggetti però dovrebbero avere a che fare col territorio. Prego, se ti alzi così, ecco sì. Allora, tu sei? Domenico. Oh, maestro Domenico, appassionato di pittura, molto molto belli i tuoi lavori che sanno effettivamente di territorio. Descrivici perché.
Beh, perché rappresentano la fauna locale fondamentalmente, cioè sono tutti animali del territorio, cioè c'è il rondone che è un animale tipico della primavera, cioè viene qui in primavera, il martin pescatore che si trova lungo i fiumi. In questo caso sto dipingendo invece un barbagianni, che è un animale notturno prevalente. Un animale notturno bellissimo quando riusciamo ancora a vederlo. Bene, la tua è una passione che coltivi da quanto tempo? Allora, io sono andato all'Accademia di Foggia, quindi sono circa 6 anni che lo faccio proprio seriamente, però già da piccolo coltivavo questa passione disegnando magari piccoli disegnini, cioè riproducevo magari persone... Dipende. Cioè. Beh, ci fa piacere. Intanto approfondisco un po' la conoscenza con i nostri maestri artisti. Ecco, sì, lei puoi ritornare, magari ci troviamo di tanto in tanto a vedere a che punto siamo. Mentre da questa parte vedo un lavoro molto minuzioso, no? Sembrerebbe veramente minuzioso, almeno a giudicare dalla punta di questo pennellino e dalla cura e l'attenzione che questa nostra amica sta utilizzando per completare questo lavoro, che è un lavoro bello. Intanto parlo con Cristina. Ciao Cristina, complimenti, veramente bello quello che stiamo guardando. Spiegaci un attimo meglio però. Allora, diciamo che noi due lavoriamo insieme. Sono un po' più portata a questo genere di rappresentazione, all'applicazione della doratura, diciamo un gusto un po' più classico. Che il territorio, diciamo che il territorio favorisce, diciamo, è una buona ispirazione. Ti dà una mano e ti aiuta senz'altro. Qui sono dei soggetti religiosi molto, molto graziosi, molto ben curati, ma io ho capito subito che eravamo davanti a una mano minuziosa e molto attenta. Come è minuzioso e molto attento invece il nostro amico, che da questa parte invece mette da parte quelle che sono pennelli e colori e utilizza una semplice matita per fare dei piccoli capolavori. Piacere, io sono Alessandro. Bravo Alessandro, allora spiegaci un attimo questa tua passione per la punta della matita. Beh, ho scoperto questa passione piuttosto tardi, perché prima ero appassionato di fumetti, disegnavo i fumetti quando ero ragazzino. Poi un giorno mia sorella mi chiese un suo ritratto e ho detto dai proviamo, e da lì ho iniziato a fare ritratti. Poi io c'ho un'edicola qui a casa mia, faccio tutt'altra cosa, sono amatoriale. E ho capito, il bianco e il nero ti ricorda i quotidiani, insomma. Esatto, sì. Quindi praticamente lì, stando parecchio davanti al computer, quando trovo una foto, se magari qualcuno vuole fare un regalo particolare, mi porto una foto e io la riproduco. Com'è? Bello. Abbiamo visto, qui sono esposti alcuni dei lavori, ma sono lavori diciamo quasi fotografici, no? La tua diciamo abilità è quella di fermare momenti che sono quasi scatti fotografici, no? È come se utilizzassi, questa è tua sorella? Ecco, vieni da questa parte, è inevitabile il confronto con il lavoro, vieni da questa parte, ecco, questo è il volto che ha ispirato ovviamente il maestro. Bene, complimenti, e lì c'è anche lui in questa specie di autoritratto che ha sempre fatto lui. Qui sono delle vedute di Casalnuovo, Casalnuovo a matita l'ha intitolato, e ci sono quelli che sono i luoghi che sicuramente sono quelli più riconoscibili. E, bene, continua il tuo lavoro perché adesso vedo che stai completando... Lo riusciamo a finire. Lo riusciamo a finire durante il nostro giro, che è un giro veramente fatto di tante, tante occasioni e tanti input che andremo man mano a conoscere e a guardare da vicino. Guardate che bella situazione qui, c'è un odore che arriva da questa... da questo, che cosa si tratta? Salsiccia sbriciolata, perché qui che cosa succede? Garantisce lei, ma che cosa garantisce? Niente, queste sono carni praticamente trasformate da noi e prodotte anche. Noi siamo un'azienda agrizootecnica e alleviamo i nostri animali e li trasformiamo. Facciamo il cosiddetto chilometro zero. Questa in particolare, la salsiccia sbriciolata, che è un nostro piatto tipico, sarebbe praticamente la salsiccia, l'impasto della salsiccia prima di essere passato nel budello, e si può degustare in questa maniera. Ma questa è una cosa particolare di Casalnuovo? Sì, esatto. E ovviamente alla fine della nostra trasmissione verremo ad assaggiare un po' tutte queste cose buonissime, eccetera. La denominazione è Deco, perché Deco? Perché fa parte di un progetto. Sì, Deco, denominazione di origine comunale sarebbe.
Quindi questa è la garanzia che date, che tutto parte e si consuma qui a Casalnuovo. A Casalnuovo, esattamente. Oh, mentre da questa parte, insieme a tutta questa, questo ben di Dio, c'è una varietà incredibile di prodotti che rientrano ovviamente nel genere degli insaccati. E per parlare questo c'è la macelleria Meo Martino, che ovviamente è deputata a raccontarci che cosa stiamo guardando. Salve, buongiorno. Allora, come avete ben detto, siamo la macelleria Meo Martino. Io sono Giuseppe Meo Martino, il figlio dell'attuale proprietario Leonardo Meo Martino. Siamo una macelleria storica da ben 4 generazioni. Cosa vogliamo dire? Tornando al discorso del marchio Deco, quindi il nostro carissimo sindaco Pasquale De Vita, quindi l'attuale amministrazione, ha pensato di promuovere i nostri prodotti facendoci questo marchio, marchio Deco, quindi di denominazione comunale. Perché? Perché noi qui a Casalnuovo, noi macellai, abbiamo una cultura diversa di questo mestiere. In che cosa vuol dire cultura diversa? Usiamo ancora un metodo antico. Il metodo antico parte già dalla materia prima, come ben diceva il mio collega, a chilometro zero. Perché acquistiamo noi direttamente il bestiame nelle aziende locali, qui in zona. Quindi acquistando gli animali... Cioè sono animali conosciuti, no? Che vengono allevati anche con mangime locale, nonché biologico. Dico, talmente conosciuti che poi quando si macellano viene un po' di dispiacere. Certamente. Proprio tornando al discorso del macello, li macelliamo anche qui in sede, a Casalnuovo Monterotaro, che abbiamo il macello comunale, uno dei pochi rimasti gestito a livello comunale. Infatti ringraziamo molto il nostro sindaco Pasquale De Vita, che con molti sacrifici riesce a mandarci avanti questo servizio, darci avanti questo servizio. Vogliamo ringraziare anche il dottor veterinario Pasquale Bloise, che si occupa del settore sanitario. E quindi il sindaco ha pensato ben nel 2014 di creare questo marchio Deco, che è denominazione comunale, quindi tutto avviene qui a Casalnuovo. E che cosa avviene qui? Abbiamo prodotti, li elenchiamo velocemente. Diciamo tutti i prodotti che derivano dalla lavorazione del suino, con prodotti come salsiccia, pancetta tese, filetto, coppa, salsiccia fresca, ciccioli che si utilizzano molto per la pizza, sugna sciolta, lardo ricolonnato, tracche stagionate e quant'altro. Ci possiamo pancetta arrotolata, ci possiamo spaziare come vogliamo. Beh, effettivamente, insomma, questo va a incentivare quello che è anche un turismo di carattere gastronomico, perché questa è una delle prime trasformazioni alimentari che abbiamo incontrato nel nostro percorso di questa mattina. Ma qua a fianco c'è già ancora tanta di quella roba che andremo a vedere. Quindi Casalnuovo Monterotaro si presenta come un territorio e un comune da tenere sotto controllo, perché potrebbe far parte di un itinerario gastronomico turistico, perché magari c'è tanta gente che cerca la bontà, l'eccellenza, il chilometro zero. Qui noi siamo prontissimi, quindi ricordatevi Deco. C'è qualcosa in particolare da dire? Da dire che il prodotto nostro, diciamo, di nicchia è la salsiccia, un prodotto Casalnuovo riconosciuto molto per la salsiccia, che è un prodotto nostro molto particolare, come ben possiamo vedere, che è, diciamo, sotto forma di stagionatura prende una forma di ferro di cavallo, mentre fresca prende forma di chiocciola. Ma che bello, bello, grazie. Oh, tenete sott'occhio tutto quello che funziona in questa pentola, perché fra non molto avremo la possibilità di dare vita a questa bella degustazione. Siamo più o meno fra non poco vicino all'ora di pranzo. Io arriverei dopo subito da voi, ma vedo qui pronto l'amico che ci parlerà della Pro Loco, perché si accomodi pure. Parlo con il signor... Sono Giancarlo Maddalena, presidente della Pro Loco. Bene, il tuo microfono è quello. Allora, un paese così attivo, con tante eccellenze, abbiamo già iniziato per esempio con questa bella scena iniziale, no? Con la Metitrebbia, con tutti i contadini che lavoravano con questo carro trainato da 2 cavalli bellissimi, bardati a festa, perché effettivamente era una festa quella quando c'era la mietitura, vero? E la Pro Loco penso che sia uno di quelle organizzazioni, di quegli enti che devono conservare nel tempo questo tipo di tradizione, perché è importante, me lo confermi, oggi parlare di ieri. Certo,
oggi bisogna parlare di ieri, bisogna non tralasciare, anzi tenere sempre ricco questi vecchi ricordi. Tant'è vero che, come potete vedere, l'antica Trebbia, quest'anno è stato anche oggetto di festa della Trebbiatura. Infatti il 17 di agosto è stata fatta la festa della Trebbiatura. Eravamo presenti anche noi, sì. Certo. Quindi come Proloco noi ci impegniamo in quello che si chiama programmazione degli eventi durante l'anno. Ecco, la festa della Trebbiatura è stato uno degli impegni che ci siamo proposti quest'anno praticamente. Ma non solo quello, ma tante altre iniziative che si diluiscono durante l'anno e che danno veramente la sensazione di essere, anzi la certezza e la conferma di essere in un paese veramente molto attivo. Fa niente che poi durante l'inverno, no, tutto quanto si ammutolisce, però queste iniziative servono anche a rendere la cosa opposta, cioè a far vivere la situazione. Certo, e appunto continuando a parlare di Deco, che è una cosa importantissima per la nostra amministrazione comunale, per il nostro sindaco e per il nostro paese, e c'è il Very Good che non bisogna dimenticare, che è una bellissima manifestazione che viene fatta adesso ogni anno praticamente, in cui vede partecipi tutti gli esercenti e tutti i commercianti del nostro paese, e quindi noi come Proloco ci impegniamo affinché questo venga sempre portato avanti. Perfetto, io ho visto che avete preparato un banco con su alcune pubblicazioni, io le andrei a guardare da vicino perché sono veramente interessanti. Vieni da questa parte, passiamo da questa parte. Che cosa, guarda un po' che c'è qui, allora fammi venire qui, allora dimmi. Sì, dunque qui abbiamo preparato questo che è lo stand della Proloco praticamente, e in modo particolare abbiamo messo in evidenza ciò che la Proloco ha fatto in questi anni, quindi si può vedere anche dei nostri banner pubblicitari e dalle attestazioni di merito. Inoltre abbiamo preparato anche delle brochure di pubblicità, perché noi ci occupiamo appunto di fare pubblicità, di far conoscere e valorizzare il nostro territorio. In modo particolare abbiamo messo in evidenza anche questo piccolo carretto che è un mio hobby, e in particolare faccio la produzione di miele, mi occupo di questo hobby di produzione del miele, e in modo particolare voglio mettere in evidenza questi telai che sono in lavorazione. Questo è un telaio che è già intelaiato praticamente, con delle corde che servono poi per fare la resistenza e per sciogliere la cera. E questo invece è un telaio nudo, e questo deve diventare come questo praticamente. Questo diventa un alveare, no? Che poi dà la possibilità alle api di depositare il loro prezioso frutto, e che poi diventa, che cosa vedo qui, gocce di pappa reale. Cosa? Questo è propoli praticamente, è propoli prodotto da me. Ah, perfetto, quindi anche questa è una bella eccellenza targata Casalnuovo Monterotaro. Complimenti a questo. Quindi oltre all'attività della Proloco c'è anche questo discorso, che è una cosa importante. Poi il propoli è una cosa che funziona veramente tanto. Io passo da quest'altra parte. Passo da questa parte in mezzo agli amici della Proloco, perché la Proloco è fatta di tanti soci che in maniera, come si dice, senza nessun compenso, senza nessun compenso presta il loro operato, il loro lavoro, e soprattutto le loro idee danno la possibilità di fare tutte queste belle cose. Grazie soprattutto per, come si dice, questo apporto importante che serve alla vostra gente, che serve al vostro comune e che serve a far conoscere a tutto il circondario che Casalnuovo è veramente un bellissimo paese. Volete aggiungere qualcosa? No. Perfetto, grazie tante, grazie. Oh, io passo da questa parte, saluto Salvatore De Bellis, il nostro sponsor che segue il nostro tour con il suo prodotto, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti, grazie ancora per ogni volta per aprirmi le porte, insomma, e farmi partecipare a queste bellissime giornate dove possiamo veramente trovare quelle eccellenze che hanno veramente un valore, che portano, che siano, sì, sono e dovranno affermarsi, essere il traino di questi posti, affinché poi nel tempo, insomma, possiamo anche recuperare un po' di credibilità. Bene, un giovane imprenditore sicuramente che ci dà la possibilità di vedere come anche i giovani si organizzano. Però a proposito dei giovani, io volevo salutare l'Istituto Comprensivo Mandes, grazie per essere venuti, su ragazzi con il cappellino, forza, bravi, salutate e fate vedere quanti siete.
E a proposito di scuola, passo da scuola ad altra scuola. Sono qui invece con l'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, Polo Tecnologico Minuziano di San Gualberti di San Severo. Che cosa c'entrano loro con il territorio? Intanto è un istituto tecnico agrario che lavora in un contesto veramente fatto di agricoltura. E poi soprattutto perché all'Istituto Tecnico Agrario Michele Di Sangro arrivano tanti alunni che partono proprio da questo paese. Bene, io passo da questa parte per parlare un attimo con voi. Fatemi spazio, grazie. Oh, dunque, voi tutte le mattine prendete il pullman, guardate che sacrifici che fanno questi ragazzi, prendete il pullman, arrivate a San Severo, frequentate la scuola, tornate indietro, studiate, ristudiate questo tutti i giorni per tutto l'anno scolastico, beh, voglio dire, un bel sacrificio, eh? Sì, già. E poi alla fine, insomma, arrivate che siete dei tecnici che hanno a che fare con l'agricoltura. E in questo territorio è importante? Sì, sì, è molto importante. Oh, ma che cosa fate di bello in questo istituto? Allora, noi ovviamente abbiamo due indirizzi che sono viticoltura ed enologia e trasformazione e produzione dei prodotti. Allora, quindi infatti abbiamo due rappresentanze proprio dei nostri sbocchi di studio che possono anche presentare un po' i loro prodotti. Questi sono proprio esercitazioni di laboratorio che alla fine sono prodotti proprio anche buoni, quindi loro che sono della viticoltura ed enologia hanno portato uno spumante padosé fatto con metodo classico, il bombino bianco di San Severo vitigno autoctono. Poi ovviamente, sempre parlando di enologia, di prodotti derivanti dal vino, c'è il mosto cotto che viene utilizzato anche per la produzione di dolci e poi i vari estratti, i vari distillati che si ottengono sempre dal vino, quindi partendo dal vermouth, il liquore al carciofo, il brandy aromatizzato mela, cannella e arancio, il liquore al fico d'India. E poi passando alla trasformazione e produzione abbiamo veramente un altro elemento agricolo importante di questo territorio che è l'olivo, quindi il nostro olio evo di Peranzana che è tipica del territorio di San Severo, più le olive e il patè, quindi trasformazioni, quindi l'oliva c'è la Peranzana e quella verde è la nocellara del Belice che i ragazzi hanno imparato a governare, si dice, non curare ma governare. Perfetto, ecco. Effettivamente qui allora si preparano gli imprenditori di domani, sì. E quindi pensate un attimo quante belle eccellenze, e questi ragazzi che hanno una vita così sacrificata perché tutte le mattine arrivano a San Severo con i servizi pubblici che percorrono le strade che ogni tanto danno qualche problema, diciamo la verità, e rappresentano sicuramente quella che è l'eccellenza. Abbiamo parlato di mosto cotto, però per parlare di mosto cotto siamo in compagnia della signora Titina. Oh, signora Titina, che sta preparando quello che è, poi sarà il mosto cotto, giusto? Ecco, ci spiega un attimo qual è il percorso. Lei deve continuare a girare o può sì, purtroppo. Allora posso parlare con lui? Ah, è uguale. Allora dalla raccolta dell'uva viene portata in cantina e viene pigiata. Poi dalla pigiatura si prende il mosto e si mette nel cotturo. Ah, quindi alla fine dei conti è tutta questa operazione che genera il mosto cotto. Però ci vogliono un bel po' di ore per concentrarsi. Questi sono mestieri o passioni di un tempo, ma oggi si riescono ancora a fare? Qualcuno io lo faccio. Lei lo fa, sì, sicuramente, e sarà contento chi poi viene a cercarla per venire in possesso di questa delizia che si utilizza in tutti quelli che sono i dolci natalizi, immagino. Natalizi e dei prodotti nostri del posto. Oh, i prodotti vostri del posto, lasciate un attimo, quali sono i prodotti vostri del posto? Abbiamo delle ricottine. Il cotto, sì. Che poi viene condito col mosto cotto, lo possiamo fare? Faccio vedere. Questo è tipico del mese di novembre, immagino. Sì, dai morti. Poi c'è la ricotta, che pure è un prodotto del posto, e viene mangiata, consumata con il mosto cotto, ed è una delizia. È delizia veramente solo a vederla. E poi ci sono le mele cotogne. Anche questa col mosto cotto. E si mangiano, è un dessert. Beh,
Insomma, devo dire veramente complimenti alla signora. Ma sono queste delle ricette, dei modi di fare che arrivano dal cassetto della memoria o sono delle invenzioni? No, non penso, perché comunque la ricordo. Una mia invenzione. No, questa è una sua invenzione, ci piace. Le mele codogne invece no. Bene, fanno parte delle tradizioni del nostro territorio. Bene, signora, complimenti, continui a fare questo lavoro, noi la verremo a trovare di tanto in tanto. Questa invece è la fase di torchiatura che serve. Questo serve per far uscire il mosto, viene schiacciato e una parte viene usato per fare il vino e una parte quella che serve per fare il mosto cotto. Ho capito, questo serve per dare lavoro alla signora. Sì, proprio. Perfetto. Dunque, continuiamo da questa parte. Qui c'è un altro bellissimo quadretto. Siamo con i signori... Donato Ferrucci e la famiglia Ferrucci. Oh, la famiglia Ferrucci, Casari, da tradizione? Da sempre, perché già i nonni avevano gli animali come era abitudine nel contesto qui. Parliamo di un'azienda che era già presente verso il fine 800, 1890, il nonno ha rilevato questi terreni e naturalmente è partita la coltivazione e l'allevamento e noi oggi cerchiamo di essere all'altezza. Beh, questo è importante, perché riuscire a mantenere quelli che sono gli input che sono stati dati dai nonni che arrivano dagli anni passati è una cosa oggi più unica che rara, ma che poi quando diventa utilizzata e fatta è una cosa che dà veramente tanta soddisfazione, vero? Sì, sicuramente. Allora, che cosa sta succedendo? Sto vedendo che la signora sta tagliuzzando. Sì, questa praticamente è la cagliata fatta stamattina e naturalmente per ovvi motivi di tempo noi abbiamo portato già qui in questa condizione. Adesso viene affettata e si aggiunge dell'acqua bollente, semplice acqua bollente, e il processo di affettatura che sta facendo serve proprio perché l'acqua riesca ad agire sulla cagliata e diventa pasta filata famosa. Oh, poi questo procedimento alla fine darà la possibilità di poter assaggiare questi prodotti che avete messo in esposizione e che sono trecce, caciocavalli. Sì, sì, questo, la nostra è un'azienda cerealicola zootecnica. Questa della lavorazione del latte è una cosa per mantenere le tradizioni che ci sono state tramandate, ma la nostra è un'azienda agricola biodinamica e soprattutto facciamo la produzione di cereali certificati naturalmente. La stessa azienda è certificata da organismi di controllo ministeriali e quindi per il piacere, ripeto, facciamo anche la lavorazione del latte. Chissà se suo nonno alla fine degli anni 800 parlava o pensava o potesse immaginare che un giorno avremmo parlato di aziende biodinamiche. Beh, la biodinamica è nata nel 1920 più o meno, quindi non poteva farlo, però insomma ci è andata, diciamo, bene. Era nell'aria. Bene, facciamo qualche cosa qui, perché mi sembra che bisognerebbe poi completare qualche cosa. Adesso con l'acqua che è stata riscaldata e che era quasi in ebollizione, credo, che cosa succede? Niente, praticamente come dicevo prima, l'acqua agisce sulla cagliata e questa permette la filatura della cagliata e quindi la lavorazione. Questa è una caratteristica che si fa soprattutto e si applica al latte cagliata da latte vaccino. Perfetto, possiamo ritornarci dopo questa operazione. Intanto io mi avvicino a questi altri amici. Anche qui vedo ancora legumi, ma poi vedo una cosa interessantissima. Abbiamo parlato ed è facile parlare di vino, ma qui siamo di fronte alla birra. Ecco, quindi voi siete produttori di birra. Una delle eccellenze qui a Casalnuovo Monte Rotaro è questa azienda che produce birra, ma di questo ne parla Achille De Paola e sono il mastro birraio del birrificio Torre. Il mastro birraio del birrificio, ma complimenti. A chi è venuta questa bella idea?
Entrambi. Ah, benissimo. Allora, Mastro Birraio, ci parli un attimo di questo prodotto. Allora, la birra che noi produciamo è una birra non pastorizzata e non filtrata, e quindi prende denominazione di birra artigianale. Se volete, qui vi mostro gli ingredienti principali per la produzione della birra. Certo. Allora, qui abbiamo l'acqua, noi utilizziamo, che è la fondamentale per la produzione della birra, e noi utilizziamo una fonte qui di Casalnuovo Monterotale, di acqua purissima. Poi c'è il malto, che sarebbe orzo maltato, luppolo, che serve per contrastare la dolcezza del malto e quindi bilanciare la ricetta della birra. Lo zucchero, che serve poi per la rifermentazione in bottiglia, quindi dare le famose bollicine, la famosa gassatura alla birra. E lievito, che è il principale prodotto per trasformare lo zucchero del malto in alcol. Bene, viene fuori alla fine un prodotto che solo a guardare la bottiglia sa di eccellenza. L'avete denominato Elizabeth? Sì, allora il birrificio si chiama Torre Regina perché a Monterotaro c'è la torre e quindi riprendiamo la torre di Monterotaro, e regina perché ogni nostra birra si chiama con il nome di una regina: Elisabetta di Inghilterra, Isabella di Spagna. Bene, se non sbaglio noi siamo in una piazza dedicata a una regina. Esatto. La principessa Elena. Ah, principessa Elena, bene. Allora, complimenti veramente, sarebbe interessante degustarla, ma potremmo sicuramente farlo anche venendovi a trovare. Avete un posto, un punto vendita? Allora, sicuramente in qualsiasi negozio del nostro paese troverete il nostro prodotto. Noi abbiamo il nostro laboratorio che si trova qui nel paese, ma un po' più in alto di qua. Bene, grazie, complimenti. Io passo da questa parte perché vedo che stiamo avendo già una forma in questa tinozza. È vero, ha già iniziato a fare effetto? Sì, praticamente è avvenuta la filatura, come vi dicevo, l'acqua bollente ha agito e quindi la pasta comincia a filare, però adesso dobbiamo ancora farla filare un po' affinché tutto l'allungamento della pasta avviene, altrimenti poi avremo dei grani nella pasta. Oh, da questa operazione abbiamo detto con certezza viene fuori il prodotto. Con questo procedimento si parte da due cagliate diverse, si può ottenere sia il caciocavallo e sia le mozzarelle. Questa cagliata naturalmente noi l'abbiamo preparata per ottenere il caciocavallo, che è uno dei prodotti tradizionali del nostro paese. Bene, benissimo, torneremo ancora a parlare di lei, ci faccia cenno quando è pronto. Intanto io veramente devo dire che è piacevolissimo perdersi in mezzo a tante eccellenze, però io immagino che questo comune abbia tra le sue caratteristiche anche la capacità di essere molto accogliente, e di questo io volevo parlare con gli organizzatori dell'Associazione Culturale Festa dell'Accoglienza. Festa dell'Accoglienza, che cos'è questa Festa dell'Accoglienza, signor? Antonio Buchicchio. Bene, signor Antonio, bene. Mentre da questa parte abbiamo? Dino De Cesare. Bene, Dino De Cesare. Allora, ci parli di questa Festa dell'Accoglienza, quando avviene, perché avviene e come mai avviene? Sì, subito. Allora, nel 1996 ci fu una riunione di alcuni cittadini al comune di Casalnuovo Monterotaro con l'allora amministrazione Bredice. Così ci venne l'idea di conoscere e far conoscere alla popolazione di Casalnuovo tutte le persone di Casalnuovo che si erano in qualche modo distinte a livello sia nazionale che internazionale. Come intitolarla sta festa? Come intitolarlo questo evento? Festa dell'accoglienza, perché oltre a far conoscere abbiamo invitato a Casalnuovo Monterotaro tutte queste persone che noi mano a mano abbiamo individuato. Quindi la prima edizione è sorta nel 1996, siamo alla 22esima quest'anno. Nel 2005 siamo stati riconosciuti ufficialmente, quindi ci siamo registrati all'Agenzia delle Entrate, abbiamo fatto un gemellaggio con il comune di Alpignano, nel quale vive la maggior parte della nostra popolazione emigrata. Diciamo, lo scopo di questa manifestazione, di questa festa che noi chiamiamo Festa dell'Accoglienza, è quella di
Ecco, parlare dell'emigrazione, dell'emigrato, che molte persone di Casalnuovo che si sono distinte, nessuno le conosceva, mentre in questo modo siamo riusciti a far conoscere alla nostra popolazione tutte le nostre persone che si sono in qualche modo distinte a livello, ripeto, sia nazionale che internazionale. Finora abbiamo individuate 45 persone che sono state insignite da un nostro, con un nostro ricordo. Ecco, tutto avviene sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale. Bene, effettivamente una delle caratteristiche di Casalnuovo è proprio l'accoglienza, poi tutto sommato, vero? Com'è la gente? Cordiale, simpatica? Cordialissimo, ospitale. Voglio dire, all'ingresso del paese, in tutti e due gli ingressi, c'è un cartello messo dall'amministrazione comunale: Casalnuovo Monte Rotaro, città dell'accoglienza e dell'ospitalità. E grazie al sindaco Pasquale De Vita c'è stato un gemellaggio istituzionale con le due città di Alpignano in provincia di Torino, dove vive il maggior nucleo di cittadini casalnovesi, e con Casalnuovo. Questa iniziativa, questa manifestazione è legata soprattutto al fenomeno dell'emigrazione. Casalnuovo negli anni 50 aveva raggiunto quasi 7.000 abitanti, oggi ne siamo circa 1.600. Bene, dico, tutto sommato questo filo, questo legame con chi per motivi di lavoro, per motivi familiari ha dovuto abbandonare il paese nativo per svolgere attività presso altri comuni, viene mantenuto proprio da questa situazione, ed è una cosa che vi fa veramente onore. Possiamo ripetere il periodo? Allora, 1996-2017, 22esima edizione. Benissimo. 2017, però, 22esima edizione. E nel 2018 andremo avanti sicuramente. In che data più o meno, giusto, allora, per tenerlo in appunto? Ecco, la data nostra stabilita è la domenica precedente il 15 di agosto, perché il 15 di agosto qui è festa patronale, quindi ci sarà maggiore presenza di popolazione. Perfetto, quindi segnatevi questa data, perché sarà importante e soprattutto bello venire qui a Casalnuovo. Però io volevo farvi vedere questo filmato che abbiamo girato chiedendo ai vostri compaesani, che casualmente sono arrivati davanti alla nostra telecamera, come si vive qui a Casalnuovo. Vediamo un attimo che cosa dicono. Buonasera, come si sta a Casalnuovo? Abbastanza tranquilli, però manca un po' di gente, e quindi la sera, insomma, c'è poco da girare, da fare, insomma. Beh, Casalnuovo siamo rimasti in poche persone, però questi pochi che siamo si vive. Come si sta qui a Castellino? Come si sta? No, non parlo bene. Abbastanza bene. Che cosa si fa di bello? Tranquillo, gli agricoltori fanno il loro lavoro, i pensionati stanno seduti e stiamo bene così. Come si sta male? Sono paesotte. Ma che c'è di bello? Ma io niente. L'estate, meno male che vengono tutte queste forestiere, vengono tutte da Milano, Torino, allora c'è un pochettino così, c'è la festa, diciamo la Pentecoste, 5 giorni e poi finisce tutto. Eh sì, in estate c'è più gente, perché che vuoi? Tanti milanesi, torinesi tornano nei loro paesi e passano quei 20 giorni nel paese. Qua fare il pensionato è la cosa migliore da farsi, vedi, stanno belli tranquilli sulle panchine, senza nessun problema. E che facciamo? C'è un paese agricolo, però ci sono i mezzi grandi e l'operaio non ne trova lavoro. Ecco. E noi passiamo il tempo così, tutti i giorni. Da pensionato facciamo i pensionati. Che fa? A fare fotografie. Beh, come si sta qui a Casalnuovo? Discretamente. Siamo pensionati. Anziani, siamo tutti anziani. Prego. Non sono di Casalnuovo io. Ah, non è di Casalnuovo. A Casalnuovo c'è il pane che è ottimo. Ci sono le cicorgelle, noi le chiamiamo le cicorgelle, la verdura. Qui le cicore, c'è tutto. Qui a Casalnuovo per mangiare è ottimo. La salsiccia. Prego.
La salsiccia, c'è i cavatelli, c'è la pizza. C'è pizza, ci sono i dolciumi, c'è tutto. Io veramente non vado in ristorante a mangiare. Non sono mai andato, non so per dire. Facciamo la vita pensionata, non si lavora più. Io lo stesso, che non c'è altro. Io sono il primo qua in mezzo. Dove si faceva il pane, lì si sapevano tutte le cose del paese, nei barbieri e alla Fondanino. Alla Fondanino, che si apriva l'acqua e si sapeva. Perché in casa non c'era l'acqua, allora lì si univa. E oggi che succede? Lo stesso, ci mettiamo in coppa le banchine qua e ci diciamo chiacchiere. E che ne so, chi è questo? Come si vive qui a Casalnuovo? Abbastanza bene a livello di tranquillità. Per il lavoro è un po' più problematico. E non vuoi niente, i soldi non tengo. Cioè, c'è l'aria pulita, questo è. Io già vado girando. Quando ho un'oretta me ne vado in giro attorno il paese per prendere l'aria, così sto bene. Casalnuovo è da vedere, perché è molto bello, molto turistico, molto, hanno fatto bene. Beh, la cucina è ottima. Qui abbiamo la... È numero una cucina. Se vuoi abbiamo la... Qui. La precedente delle orecchiette, cavatelle e tutto quanto. Ecco, giusto, giusto. Sono io quella che li so. Casalnuovo è numero uno. Si mangia bene, ecco. Perché chi viene a Casalnuovo da qua non vuole più andare via, perché per mangiare ci mangiano, qua si mangia buono. Non li chiudo da qua perché si mangia buono. Abbiamo sentito cosa gli amici di Casalnuovo pensano della propria città. Come si dice, nemo profeta in patria, però voglio dire, alla fine tutti dicono che vivere a Casalnuovo è bello, perché diceva una signora, chi viene a Casalnuovo poi decide di non andarsene più. Oh, allora, festa dell'accoglienza, ma anche dei volumetti che avete preparato, un ponte con i casalnovesi di tutto il mondo. Bella questa pubblicazione, qual è il senso? Allora, intanto noi in tre date abbiamo descritto quello che finora è stata la nostra festa. Quindi questa è la 20ª edizione, noi l'abbiamo fatta ogni 5 anni. Quindi abbiamo... Ogni 5 anni viene fuori un volumetto. Questa è la prima, i 5 anni, 10 anni e 20 anni. In questi 3 volumi è raccolta tutta la storia della nostra manifestazione. Perfetto, anche interessante anche dare uno sguardo, ma lo daremo dopo. Grazie tante. Salvatore, l'arte antica di Salvatore, vedi quante cose belle antiche che arrivano da questa parte. Hai visto il signore lì che sta organizzando questa pasta filata che darà origine a questo prodotto eccellente. Eccellenza, come il tuo prodotto, abbiamo a che fare anche qui a Casalnuovo con tantissime eccellenze variegate che vanno dall'arte all'artigianato, alla produzione gastronomica, eccetera, eccetera. Veramente molto importante, ma soprattutto importante sapere che i giovani hanno continuato il lavoro dei genitori. Sì, è molto bello. Questa piazza in particolare, rispetto a tante altre che abbiamo visto, è veramente accogliente e è tutto presentato in maniera bellissima. E il riscontro lo troviamo dai pennelli alla matita, come dicevi, ai prodotti un pochettino più elaborati, ma molto, molto legati al territorio. E questo è importante. È importante poi ad un certo punto fare il passo, trovare lo slancio, perché c'è bisogno di quel canale, di quell'indotto che poi è quello sviluppo economico che porta anche uno sviluppo sociale e culturale che poi nel tempo insomma ci permette di crescere, perché poi ce lo meritiamo senza alcun dubbio. E io ho anche l'amico Michele che, che saluto qui, devi sapere che io gioco fuori casa perché... Però è come se fossi a casa. No, assolutamente. Però sei in un paese accogliente, quindi tutti che veniamo da fuori alla fine giochiamo in casa. Per quanto mi riguarda, la mia è tutta tutta ammirazione, in nessun caso invidia, sia per un mio amico, non collega, non concorrente, e per tutte le restanti eccellenze. Per quanto mi riguarda, io ho dato la veste alla tradizione, che poi è quella che
che trova riscontro nel territorio. Quindi produco pasta fresca, confeziono, questo mi permette poi di muovermi, di commercializzare, di esportare anche, e ho trovato, diciamo, il mio mercato, la mia crescita, che è importante, che è veramente la sfida che tutti quanti dovrebbero abbracciare per un obiettivo, che è quello proprio della crescita. Bene, noi lo vediamo nel filmato che stiamo per mandare in onda, dove c'è tutta la lavorazione, tutta la trafila che il tuo pastificio di piccole, ma in ascesa completa, no? Che sta per diventare di grande dimensione, riesce a soddisfare quella che è la produzione del momento. Ok? Allora, partiamo da un mix di ingredienti molto semplice. Due assoluti, semola, acqua. Nella semola entriamo nello specifico nel ricercare un prodotto che abbia un minimo di requisiti per soddisfare poi quello che sono i processi di lavorazione, in quanto poi il prodotto stesso nella lavorazione deve sì subire lo stress imposto, diciamo, dalla macchina, allo stesso tempo deve mantenere. Quindi parliamo anche di callosità, poi nel piatto lo ritroviamo nella famosa callosità della pasta, la sua tenacia, quindi ottenere una forma e mantenerla. Questo poi ci permetterà di avere un prodotto che non scuoce, che tenga la cottura e che anche a livello anche di grandi numeri, quindi parliamo anche di un ristorante, dia modo di essere lavorato anche in tempi un pochettino più lunghi. Riproporre oggi un'orecchietta non è tanto banale, in quanto ci siamo legati a quello che è la tradizione. Pensiamo alla massaia che la domenica piuttosto che il sabato si impegnava a fare i famosi cicatelli piuttosto che le orecchiette, però poi nel tempo, insomma, il mercato ci chiede di allargare la gamma di prodotti, e quindi ci siamo allargati anche con i macchinari che ci hanno permesso di ottenere appunto una rosa di prodotti di 15 articoli che sono altovendenti. Quindi siamo passati anche ad un prodotto quale la tagliatella, che, diciamo, come localizzazione non ci appartiene tanto, pensiamo che è un prodotto emiliano, una pasta all'uovo, però stare sul mercato vuol dire anche questo, accettare, abbracciare la sfida e quindi impegnarsi ad essere più competitivi, più completi e quant'altro. Il prodotto insaccato, piuttosto che il prodotto che viaggia in cisterne oppure che è immagazzinato in silos, è il prodotto che già il mulino ha selezionato, perché immaginiamo, noi lo guardiamo di sacco in sacco, lo apriamo, pertanto già una prima valutazione visiva la facciamo noi. Qui stiamo impastando nell'impastatrice appunto semola di grano duro ed acqua per tempi che non vanno oltre i 20 minuti, e che, diciamo, il prodotto pasta non è un prodotto che necessita di una successiva lievitazione, quindi dall'impasto alla lavorazione addirittura al prodotto finito ne passa veramente poco tempo. A seguire abbiamo questa macchina formatrice, oggi in maniera particolare stiamo facendo delle orecchiette. È una macchina che può produrre poche o tante orecchiette, pertanto per ottenere un prodotto soddisfacente, quindi possiamo vedere un'incavatura notevole e anche una sorta di striatura sulla pasta che richiama un pochettino molto fedelmente una lavorazione fatta a mano. Quindi, dicevo, senza chiedere troppo riusciamo ad ottenere un prodotto di alta qualità. Segue questo processo di pastorizzazione, dove la pasta sta passando in una camera di vapore per avere un abbattimento della carica batterica. Da qui l'asciugamento e il confezionamento. Il prodotto finito viene confezionato in ATM, vuol dire che l'aria che è nella confezione in realtà purtroppo la compriamo, ha anche un costo, e assenza totale o quasi di ossigeno. All'interno della confezione c'è la CO2, il gas dell'acqua gasata, è l'unica forma di conservante che usiamo per far sì che il prodotto abbia quei famosi 90 giorni di scadenza conservati in frigorifero. È un prodotto che, come dicevo, deve stare in frigorifero. A livello di competitor andiamo incontro anche a prodotti che possono essere venduti fuori banco nella famosa corsia di un negozio, lì, diciamo, scendiamo di qualità. Che cosa è successo? Nel momento in cui il prodotto è stato confezionato, il prodotto stesso subisce un ulteriore stress termico, una seconda cottura. Questo passaggio gli permette di conservarsi fuori frigo, mentre un prodotto un po' più curato, un po' più delicato, ha necessità di rimanere a temperatura costante, quella del frigorifero. La nostra lavorazione come mio prodotto è un
lo posso definire, senza falsa modestia, un prodotto di qualità. È un prodotto che dalle analisi che regolarmente facciamo otteniamo un quasi 10 di proteine. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa pasta, nonostante tempi di cottura molto brevi, perché rispetto ad una pasta secca passiamo dai 5-6 minuti ai 10-15, quindi una lavorazione più accettabile, anche se pensiamo alla linea di ristorativa. Questi, infine, sono dei veri e propri termometri che ci monitorano giorno per giorno. Nel momento in cui c'è un problema lo sappiamo dopo un secondo. Quindi, nonostante la nostra cura, abbiamo anche la supervisione, diciamo, di questi clienti pilastri che comunque ci hanno dato fiducia. Nel tempo ne abbiamo acquisiti altri, non ne abbiamo persi, pertanto una scelta qualitativa poi nel tempo è la scelta che premia. Basta poi, insomma, avvicinarsi un pochettino con più attenzione alla ricerca dei prodotti un pochettino più delicati rispetto ad altri che propongono, ahimè, un'orecchietta meno curata nei dettagli. Direttamente siamo presenti in catene, direttamente con i clienti, dove andiamo a curare anche la distribuzione, ma il lavoro in percentuale più grande è affidato a distributori di prodotti freschi. Immaginiamo che nei loro mezzi custodiscono anche il latte, quindi categoricamente a temperatura controllata, che giornalmente visitano in maniera capillare molti negozi della provincia, appunto. Diciamo, abbiamo attratto la curiosità di qualcuno all'estero, che poi in realtà ha voluto sperimentare il discorso della commercializzazione del prodotto made in Italy, del prodotto di nicchia, del prodotto locale legato alla tradizione, e proporlo nelle grandi metropoli. Stiamo parlando del mercato della Germania, che ci sta confermando i numeri che solitamente mensilmente andiamo a fare, e quindi siamo presenti nel nostro piccolo anche nella lontana, tra virgolette, ormai su ruote si arriva dappertutto, nella lontana Germania, dove riscuotiamo un grande successo. La pasta in realtà è un prodotto povero, pertanto cercare un ulteriore sconto ad un prodotto che di per sé non è già caro, io non vi invito a spendere magari qualche centesimo in più. Abbinarlo con un sugo locale, che sia una salsa locale, un pomodoro locale che sia buono, quindi discostarci un pochettino da quelli che sono i grandi numeri e i grandi affari, per mettere in tavola un piatto di pasta saporito. Andiamo avanti, dunque, per avere, come dire, sempre una forma smagliante, anche in questo caso abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi. E siamo con due colonne, venga anche lei, che hanno a che fare con lo stato di benessere. La benessere e la salute vanno di pari passo, però è giusto che ci si dia anche una mano, è vero? Voi siete una palestra. Sì, buongiorno a tutti, mi presento, sono Antonella Piacquaddio, il presidente della palestra SSD Sport in Casalnuovo, palestra New Life. Il progetto è nato dall'idea di un nostro socio, Vincenzo Spina, il quale un giorno ci ha riuniti tutti e ci ha proposto di mettere su una palestra inizialmente ad uso familiare, invece alla fine è diventata una palestra polifunzionale, dove si fanno diverse attività e dove riusciamo ad accontentare dai bambini alle persone adulte. Innanzitutto voglio ringraziare gli sponsor che hanno creduto in noi, che sono riportati qui sul totem, l'amministrazione comunale tutta e il sindaco De Vita, il quale ha creduto sin dall'inizio al nostro progetto. La palestra è situata presso l'ex istituto commerciale, un locale praticamente che sta vicino alla villa. I nostri soci, li nomino, sono l'avvocato Giuseppe Salerno, Di Maria, insomma, sono diversi soci, e loro sono i ragazzi nonché istruttori della palestra. Qual era praticamente l'obiettivo? L'obiettivo era quello di creare un contenitore che potesse coinvolgere giovani e meno giovani e socializzare. Infatti comunque abbiamo organizzato diversi eventi,
sportivi dove abbiamo coinvolto le popolazioni. L'obiettivo comunque è quello di integrarci sempre di più e di creare, diciamo, qualcosa per i giovani di questo paese, che alla fine... Perché non poi non si dica che tutto avviene d'estate e poi d'inverno non si fa nulla. Beh, se non avete nulla, questo è l'ingrediente giusto per frequentare gli insegnamenti e la guida di questi giovani volenterosi che hanno messo su questa palestra di belle attività. Grazie tanto. Grazie, grazie a voi. Bene, Salvatore, vieni da questa parte perché ho bisogno di farti e di dare un po' di soddisfazione a questi amici che hanno aperto la nostra puntata di oggi. Un quadretto meraviglioso, ma soprattutto venite qui, venite intorno, venite da questa parte, venite da questa parte. Perché Porto Salvatore? Venite, fatevi vedere anche voi. Porto Salvatore perché tutto nasce da questo, perché senza questo elemento tu non avresti ragione di esistere. Oh, è una pratica, ma siete tutti giovanissimi. Meno male che siamo giovani. Giovani perché ci vuole la forza, perché è un mestiere che non si fa più. Questa è stata, diciamo, la nostra manifestazione, è quella di oggi per ricordare un po' i vecchi sistemi di trebbiatura per la raccolta del grano. Poi diciamo, l'evoluzione ha portato alle macchine. Ma i giovani diamo questo per far vedere come si faceva una volta. Beh, perché effettivamente i giovani non sanno, no? Perché si dice solamente che l'agricoltura è un mondo di quelli, il contadino si alza presto la mattina, si alza di notte, vita di sacrifici, scarpe in mezzo al fango, sempre eccetera, però quanto è importante il lavoro di queste mani, quanto è importante il lavoro che fate veramente voi tutti, tempo fa con delle attrezzature che davano una mano, però niente a che fare con quelle che sono le attrezzature di oggi. No, perché grazie a tutti i miei componenti, qua sono una decina, perché sennò non si può fare questo lavoro. E grazie a chi ci ha invitato, l'amministrazione, il sindaco, un po' voi che ci riprendete la trasmissione, perché per far vedere alle persone e al mondo intero, diciamo, com'è. Come si faceva, eh? Come si faceva. Intanto, ci accenni qualche cosa che ci porti indietro nel mondo dell'agricoltura e nell'AIE? Pensa un attimino, Salvatore. Tutto questo lavoro ha anticipato il tuo. A gennaio comincia l'anno, fame fritta ci può portare, ma se ti alleni farina spanzerà da moda posta. Che sta dicendo? Ma se ti alleni farina spanzerà da moda posta. Sono delle vecchie canzoni casalnovesi. Questa che cosa dice? Questo fotografo fotografa un anno di una volta, e il titolo è proprio Nanna da una volta, mese per mese i lavori e i personaggi caratteristici della civiltà contadina di un tempo. Ma la canzone, cosa bella, che cosa bella. Io. Bene, complimenti il maestro per questa sua bella arte, no? Questa bella arte e questa passione che lei coltiva chissà da quanto tempo. Bene, maestro Delisi, grazie per la sua partecipazione, grazie a voi tutti anche per questa bella cosa. Facciamo un applauso ai nostri amici, vieni Salvatore, quanto è importante oggi conservare queste tradizioni. Sì, sì, assolutamente, perché poi diciamo quello che noi oggi facciamo riproponiamo nelle vesti più moderne trova radici molto antiche. È bello vedere la trebbia di un tempo. Penso che quando siano arrivate quelle moderne anche i signori un po' più diversamente giovani hanno potuto trovare un po' di sollievo. Beh, sono contento. Bene, Salvatore, grazie. Io passo da questa parte. Ci abbiamo ancora tantissime cose da guardare. Do uno sguardo all'azienda che qui ha già trasformato la pasta filata, che sta diventando un prodotto che fra poco si potrà consumare. Sì, questo praticamente ho quasi terminato la lavorazione del caciocavallo, resta da fare la testa che poi ci dà la possibilità per acchiapparlo e appenderlo. Mamma e che... metterlo così proprio cacio a cavallo, che dà anche il nome. Ah, per questo si chiama cacio a cavallo. Sì, perché si mette a cavallo di una pertica, oppure venivano trasportati proprio a cavallo
del cavallo, della sella del cavallo. Beh, insomma, anche questa è una cosa importante che va sicuramente messa da parte una volta che l'abbiamo ascoltata. Passo da questa parte, passando per gli amici del birrificio, per guardare ancora un'altra bella eccellenza, però passo da quella parte così vi do la possibilità di parlare. Chi parla? Prego. Dunque, Molino De Vita, che cosa succede qui? Allora, niente, noi siamo un molino, sono Nicola De Vita, che insieme alla mia famiglia qui a Casalnuovo, alle falde del paese, abbiamo questo impianto, un giovane impianto, diciamo, un impianto che è nato più di 20 anni fa e che oggi macina soprattutto grani delle realtà locali. Con noi, diciamo, abbiamo sposato in un'ottica di collaborazione con i migliori pastai del territorio e anche oltre regione, delle filiere organizzate dal produttore con una tracciabilità certificata, e inoltre da noi si macina anche grano biologico, si macina Senatore Cappelli, grani antichi, il farro, le timilie antiche, le saracolle antiche di Puglia, insomma un molino moderno, però un molino che macina ancora con delle caratteristiche di tradizione, di vocazione. I nostri prodotti oggi sono apprezzati molto da alcune industrie, per esempio il nostro integrale, la semola integrale, i semolati ricchi in fibre, un po', diciamo, la nostra passione dell'agricoltura, perché mio padre qui a fianco è agricoltore, si è trasferita a questa passione della trasformazione e la macinazione dei grani autoctoni. Lui ha pensato a produrre, poi a un certo punto ha detto: che facciamo qui? Abbiamo bisogno di continuare, no? E quindi dalla produzione si è inventata invece questa figura evolutiva, un'evoluzione. Quindi è soddisfatto di questo lavoro, i giovani che prendono il lavoro di un tempo? Moltissimo, grazie a loro i giovani che sanno lavorare e lavorano così. Che bello, tanti sacrifici che lei ha fatto, eh? E quante volte avrà detto ai suoi figli: alzatevi, è tardi, mentre loro dormivano, e voi avevate già concluso la giornata di lavoro. E poi alla fine queste sono belle soddisfazioni. Complimenti veramente, complimenti. Un altro passaggio importantissimo, sempre di qua dobbiamo passare, però alla fine arriviamo su quest'altro prodotto. Ho visto che c'era un feeling con il nostro sponsor Salvatore De Bellis, che di pasta se ne intende, ma anche lei vedo che ha qualcosa da dire in merito. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sono Andreola Michele, il maestro pastaio del pastificio Andreola, che nasce nel 2004 da un sogno di Celozzi Laura, mia madre, che ha fondato questo pastificio. Facciamo 65 formati di pasta, tra fresco e secco. È una pasta a chilometro zero, si evince dal mulino qua vicino, abbiamo un mulino a 8 chilometri. Utilizziamo semola 100% italiana e dalla tracciabilità del mulino stiamo utilizzando della semola da grani provenienti dalla Puglia, quindi dal tovoliere delle Puglie. Abbiamo la pasta secca con un'essiccazione lenta a bassa temperatura, trafilatura al bronzo. Cosa significa la trafilatura al bronzo? Ci dà porosità alla pasta, quindi meglio acchiappa i sughi. Siamo presenti nelle migliori gastronomie e ristoranti del mondo, perché esportiamo all'estero grazie al prodotto secco, e in queste zone lo potete trovare nelle migliori gastronomie, nei supermercati, e ci stiamo affacciando alla GDO. Alla GDO per avere degli sbocchi al di fuori della nostra regione. Oh, GDO? GDO con Conad e con... Quindi la grande distribuzione. Sì, con la grande distribuzione. Bene, ci farà sicuramente piacere guardare e sapere che il prodotto che stiamo acquistando arriva da Casalnuovo, ed è veramente una cosa che ci fa enormemente piacere. Intanto complimenti per il suo lavoro, la telecamera si attarda sicuramente su quelli che sono i particolari di questi prodotti, che come dico sempre, solo a vederli sono già buoni. Questa è una particolarità di Casalnuovo, i cicatelli. I cicatelli. Allora, le orecchiette pugliesi, sono di Bari. Questi sono i cicatelli che a Casalnuovo li chiamano i ciufel, ed è uno dei nostri cavalli di battaglia, che noi non vendiamo solo a Casalnuovo, però è una delle vendite maggiori effettuate qui a Casalnuovo. Che peccato che qui c'è scritto cicatelli e non c'è scritto ciufelli.
Dovremmo aggiungere Ciufelli, o comunque dovremmo aggiungere il nome per ogni paese che lo andiamo a vendere. Beh, no, no, ma intanto parte di qui e questo è Ciufelli, poi a Milano mangeranno i Ciufelli. Allora io accoglierò la sua proposta e spero che gli amici di Casalnuovo siano d'accordo. Ma come no, scherziamo, le tradizioni bisogna mantenerle. Allora, dunque, andiamo a vedere il nostro caciocavallo a che punto sta. Io mi attardo sempre qui perché abbiamo un tempo. Adesso praticamente devo fare la parte finale, cioè la testa. Tutto quanto, comunque, avete notato che tutta la lavorazione va fatta a mano. Una cosa che ci tengo a precisare è che dovete sapere che il 90% del prodotto venduto in Italia purtroppo viene ottenuto con pasta comprata all'estero, Germania, Lituania, Francia. Invece noi qui noi è sicuro. Noi partiamo dal latte, ma come noi tanti laboratori qui del Subappennino, per cui il consiglio che do ai consumatori: cercate questi laboratori e diamo speranza a questi operatori. E soprattutto teneteveli stretti stretti, perché sono, è importante garantire oggi. Queste aziende fino adesso hanno garantito il chilometro zero, ma soprattutto, come dicevo prima, la conoscenza degli animali. È così confermato? Esatto. Perfetto. Dunque, andiamo da questa parte, vediamo la signora col mosto cotto, continuerà a girare ancora. Vabbè, però voglio dire, signora, quando finirà lei? Ancora. Ce ne vuole ancora. Ma ce la facciamo fino a stasera? Forse no. Ah, ho capito, vabbè, ma c'è la signora che è una stacanovista del mosto cotto. Ci spingiamo da questa parte, che è una zona ancora completamente nuova, quindi dalla conoscenza della trasformazione e delle tecniche di trasformazione dei prodotti che vengono trasformati dal grano, dalla macellazione delle carni, eccetera, abbiamo anche una parte di eccellenza che indirizza il proprio saper fare verso l'arte. Abbiamo iniziato proprio con gli amici che dipingevano, che poi andremo a vedere, ma da questa parte l'arte è diventata veramente con una forma completamente diversa. Qui realizziamo delle vere e proprie sculture bellissime, che sono delle miniature di cartoline del posto. Io passo da questa parte perché sono con l'amico che si chiama? Vincenzo Germano. Oh, maestro Germano, maestro Vincenzo. Che cosa, qual è la sua particolarità? Sto realizzando un vecchio, un rudere di un arco, quindi lo sto scolpendo, questo va. Niente. Noi siamo abituati a vedere queste miniature quando poi noi andiamo a pensare come progettare il nostro bellissimo presepe. Però dire che tutto questo è fatto per un presepe è come se fosse un po', come se andasse a sminuire, è vero? Questi qua sono dei diorami, questi qua. Queste sono opere d'arte, è vero? Sì. Allora, lei utilizza il materiale? Sì, questo è cartongesso, comunque c'è materiale vario. Polistirene, legno. È tutto materiale che ci arriva dalla natura e che riusciamo anche a recuperare. Sì, sì. Queste sono delle colonne fatte in cartone. Addirittura basta prendere un po' un cartone, arrotolarlo, ti fa delle colonne scannate. Ah, quindi... sì, questa che sembrava una colonna romana. È fatta da un semplice cartone. Se si vuole, addirittura ci sono delle colonne che stanno fatte che sono fatte in tre pezzi. Questi qua basta rotolarlo così e ti darà il segno di questo, cioè il segno del tempo. Del tempo, sì. Bellissimo. Qua, ma è semplice, è pure materiale riciclato, quindi non. Ci faccia vedere, ci descriva quelli che sono i suoi lavori, perché sono veramente belli. Io immagino che lei sia stato pluripremiato ed è anche giusto così, Monte Calvario e poi? Niente, questo qua è fatto una natività sotto un albero di un ritrovo così. E questi alberi così particolari, dove li trovate? Beh, questi qua sono in una zona, queste li vado a fare a San Marco in Lamis, queste non si trovano qua perché sono delle spezie. Bellissimo, questa una natività? Questa è una radice,
questa è una radice, non è un albero, quindi poi in base ai soggetti mi vengono delle idee. Oh, qui invece abbiamo situazioni che hanno a che fare con il territorio. Questa è la torre di Monte Rotaro. Ah, benissimo. Quella, questa, e questa è la chiesa di Monte Rotaro. La chiesa di Monte Rotaro, in miniatura. Nel 1950 l'ha costruita la famiglia Zeoli. Quanto tempo ci mette a realizzare un'opera così? Questo qua lo si faccia un po' alla volta perché c'è pure il lavoro da fare, quindi ci perdo delle notti. Quanto è bello questo cancello? Villa Canelli, cioè l'ingresso del paese. È proprio l'ingresso del paese, sì sì, è vero, una bellissima cartolina che vale la pena veramente guardare e che abbiamo già visto nel filmato che ha presentato il paese. Questo perché ho fatto quest'anno, è una natività nella, delle applicazioni. Nella Bibbia, quella è una Bibbia. Delle applicazioni. Complimenti maestro, complimenti. Continui a fare qualche cosa, magari la veniamo a ritrovare più in là. Mentre la signora continua a girare, ha detto che ci vuole tempo? Sì, ci vuole tempo. Sempre lo stesso tempo. Sì, però possiamo degustare. Oh, tenga presente che alle 23 dovrà lasciare la piazza perché insomma... Va bene. Allora... Ok, bene. Allora andiamo da questa parte. Dunque, che cosa guardiamo qui? Abbiamo aperto la nostra trasmissione con... gli attrezzi agricoli che erano utili per la mietitura, però qui vedo un campionario veramente notevole. Qui siamo alla fiera dell'agricoltura. Che cosa lei fa, tutte queste miniature? Io, Rocco, questa è tutta l'attrezzatura agricola di un tempo, del 1930-40, come è venuta l'idea di... Venga da questa parte, così favoriamo questa camera che ci sto guardando. Si metta qui da questa parte, grazie. Oh, benissimo. Allora, tutti strumenti di un tempo. Sono tutti strumenti del 1900, prima del 1950. E è nata questa passione di... Sono di ferro? Sì, tutti in ferro, battute in ferro e battute. Ma sono anche funzionanti nel senso che... Sì, tutti funzionanti. Ma che bello. E tutta questa roba dove ce l'ha? A casa. Ah, io so che qui a Casalnuovo c'è un museo di arte contadina, di civiltà contadina, sì, che sta per aprirsi. E abbiamo visto, ci sono dei pezzi veramente fantastici. Non farebbero brutta figura? No, per carità, ma solo che questi qui io li tengo in casa e qualche cosa che più grande che sta messo. Sia... E però mettiamoli a disposizione della società. Perché no? Prima o poi. Benissimo. Allora, qualche cosa particolare che non troviamo più? Oddio, insomma, veramente. Qui c'è tutto, un po' di tutto. Qui so. Effettivamente questi carri, questi attrezzi. Si usava all'epoca la mietitura del grano con questi cannelli e la falcia. E cos'era quei cannelli, scusa? I cannelli, questi qui sono per salvaguardare... la mano alle persone in modo che la falce non venivano toccata la mano. Beh, giustamente, perché sennò insomma è giusto. Bene, allora questa era questa cosa, però qui c'è la metitrebbia come quella che abbiamo visto all'inizio. Sì, è uguale a quella lì, solo lì non ci manca questo pezzo che sarebbe il rangrivello. E poi c'è la famosa locomotiva. La locomotiva da antica, questa è antichissima. Poi c'è il cingolo, c'è il motore a scoppio, l'andino. E c'è un po' di tutto, dai. Tutto il vecchio tradizione. Complimenti, veramente complimenti, signor... Calandrello Rocco. Oh, signor Rocco, veramente complimenti. Un'eccellenza veramente di Casalnuovo. Oh, un discorso artistico continua con questo maestro artigiano, specializzato nel traforo. Infatti ci sono degli oggetti veramente belli. Siamo con il signor... Vincenzo D'Alteri. Buongiorno. Oh, signor Vincenzo, lei di Casalnuovo. Bene, preferisce fare questi lavori d'estate o d'inverno? Questo è un hobby che dedico la mattina, lavoro in un luogo. E quindi diciamo... Il pomeriggio lo perdo insomma nel rilassarmi con queste cose, idee che mi sono venute così un po'... Ma insomma, belle idee, insomma, poi fare un veliero a questa maniera vuol dire che c'è veramente tantissimo lavoro. E lo fa semplicemente con questi attrezzi, con... Creo la stampa che desidero traforare col computer, insomma, e poi realizzo cestini che si vanno a incastrare uno sull'altro con vari tipi di legni, con vari tipi di... Questo è un lavoro che faccio prettamente nel garage perché sarebbe un po' troppo polveroso da fare in casa.
Invece per casa dedico la biografia che ho tramandato pure a mio figlio. È riuscito ad appassionare anche suo figlio, che ha il pirografo, che è questo attrezzo, questa punta infuocata che in pratica scolpisce bruciando il legno e il supporto. Sì, e poi mi dedico all'intarsio, che è bello da fare pure in casa, oggetti di vario genere, contorni vari, che ho un po' di attrezzatura svariata e anche attrezzi che si potrebbero utilizzare. Quello per esempio l'ho finito proprio questi giorni per affettare la salsiccia in modo manuale, così. Andiamola a vedere da vicino, perché questo mi sembra un attrezzo di quelli interessanti. Oh, vediamo un attimo, ha parlato di questo aggeggio, cos'è? È un'affettatrice che ho purtroppo copiato, perché le idee devono venire piano piano, un po' alla volta. Questo l'ho copiato, però l'ho riprodotto io in maniera... E magari non era in legno. No, sempre in legno, però può darsi che siano idee cinesi, idee... Questo qua è prettamente mio, e niente, si affetta, si mette la salsiccia qui e si fa manualmente con... Ah, bello, complimenti, bello veramente. Queste poi sono le varie, i vari lavori pirografati con quell'attrezzo, sì. Con quell'attrezzo. Qui vedo... Anzi questo colgo l'occasione per regalarvelo per un riconoscimento mio... Ah, che bello, Casalnuovo Monterotaro, 30 settembre 2017, la musica della tavola Tele Blu. Beh, complimenti, questo lo terremo nella nostra redazione e saremo ben contenti durante l'anno di guardarlo e pensare a questo bel appuntamento di quest'oggi. Grazie tante, complimenti, io lo lascio, lo porto, lo lascio qui, poi lo vengo a prendere dopo. Intanto quella è l'operazione di pirografia, abbassiamolo così lo facciamo vedere anche. Veramente interessante, oltre a tutti i lavori che sono veramente belli. Grazie per il pensierino, gentilissimo. Oh, sul nostro salottino invece abbiamo, buongiorno, bentrovati, che bei sorrisi che abbiamo. Voi, accomodiamoci. Venga anche lei, si accomodi anche lei. Dunque, con questa cornice, che cosa vogliamo evidenziare? Qual è l'eccellenza che ci state proponendo? Signor? Giampaolo Lippa. Giampaolo. Dirigente allenatore della SD Volley Casalnuovo. È un'eccellenza anche questa, vero, del territorio. Allora Giampaolo, parlaci un attimo, come nasce questa idea e che cosa vuole fare? La nostra idea nasce nel 2013 e vuole promuovere lo sport della pallavolo nel nostro territorio. È rivolta ai ragazzi e le ragazze dai 5 ai 17 anni, quindi ai più giovani. E, vengono comunque ragazzi e ragazze del nostro comprensorio, quindi del comune di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia. È affiliata al Comitato Provinciale per la Capitanata AICS e svolge tuttora attività di mini volley e campionati giovanili a livello provinciale. Beh, insomma, voglio dire, con questa possibilità abbiamo la possibilità di condividere quella che è la passione per lo sport, ma soprattutto un'attività agonistica che nella loro fascia d'età è veramente importante. Signora? Maffia Giovanna. Bene, signora Giovanna. Sono sia allenatrice che presidente dell'associazione. Anche allenatrice, benissimo. Beh, come rispondono questi giovani atleti? Abbiamo cercato di dare un'opportunità, un nuovo sport, perché... È molto, diciamo, i bambini frequentano molto il calcio, invece la pallavolo viene vista un po' come uno sport secondario. Invece quest'anno c'è stata una grande affluenza. Io chiedo scusa se la interrompo, ma stavo pensando, visto che c'è questa bella piazza e visto che hanno i palloni, possiamo fare qualche cosa in piazza? Su, forza, andate in piazza a fare un palleggio, su. Dico bene, un palleggio? Ecco. Un palleggio. Utilizzate questa piazza, non fa niente che ci coprite, non fa niente. È giusto che voi abbiate la possibilità di far notare quanto siete bravi. È come se noi idealmente entrassimo all'interno di una palestra durante un'attività particolare. Beh, sembra facile, tutti più o meno hanno fatto questo tipo di gioco, specie quando noi facevamo sport, cercavamo di fare sport, specie durante le gite fuori porta. Però ci parli di queste fasce di età e come si appassionano? Abbiamo bambini di tutte le età, dai 5 anni fino ai 18 anni.
È uno sport di squadra, quindi favorisce molto la socializzazione tra di loro e comunque è uno sport che a livello sociale ha un forte impatto. Come in tutte le cose poi c'è sempre chi eccelle e chi... Certo. Ecco. E, abbiamo piano, qualche esempio, con no? allenamenti si arriva a buoni risultati. Ah, perfetto. E, dunque, niente, i corsi sono in corso? Sì, sono già iniziati. Noi iniziamo da ottobre e terminiamo a fine maggio. E durante l'anno ci sono i vari campionati. Dal mini volley abbiamo partecipato al campionato Under 14, si sono classificate seconde. Poi ci sono l'Under 16 e Under 18. E poi c'è anche l'amatoriale per chi vuole giocare... così per provare questo sport. Per puro spirito di partecipazione. Sì. Bene, io vi ringrazio, l'amministrazione comunale ci ha segnalato la vostra attività, quale eccellenza per il Comune di Casalnuovo. Noi siamo contenti di avervi conosciuto e vi auguriamo un bocca al lupo e tanti bei traguardi per tutti. Grazie Bene. A voi. Grazie a voi. Io vado da questa parte perché qui abbiamo... ancora da fare con le nostre eccellenze. Guardiamo un attimo che cosa c'è da questa parte. Parlo con Mara Cappabianca. Ciao Mara, dunque insieme a Gaetano a terra. Mara e Gaetano, allora spiegateci bene di fronte a che cosa ci troviamo. Allora, la nostra è l'azienda agricola Cappabianca di Renzo. Io sono la figlia della signora che produce il mosto cotto e noi abbiamo dei territori tramandati dai nonni e una passione tramandata da mio nonno per la produzione di vino, sia a mio padre, adesso mio padre e a mio fratello. Mia madre invece si occupa della trasformazione, quindi di alcuni prodotti come, che ci offrono i nostri terreni, come i fichi, che lei poi trasforma in fichi deliziosi da degustare ad esempio con i formaggi, oppure marmellate, confetture di fichi e peperoncino, lo stesso ideali da mangiare con formaggi stagionati, fichi secchi, e poi dagli olivi producono il nostro olio extravergine di oliva, lo stesso il mosto cotto che lei sta preparando. Quindi che è un vino, diciamo, un olio di eccezione, di eccellenza. Sì, il nostro olio è prodotto da olive peranzane, mentre il nostro vino è prodotto da Nero di Troia e Montepulciano, oppure da Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti. Bene, avete la possibilità di distribuire e commercializzare i vostri prodotti? E nella nostra azienda agricola, cioè abbiamo comunque un punto vendita in zona. Perfetto, interessantissimo scrivere, soprattutto appuntare tutti quelli che sono gli appuntamenti che oggi stiamo vedendo qui a Casalnuovo, ma che comunque possiamo vedere e notare in tutte le tappe che stiamo facendo, perché stiamo riscoprendo veramente che la nostra Capitanata è una terra di eccellenza. Mentre da questa parte abbiamo prima visto l'amico della Prologo che costruiva le arnie, eccetera, ma qui siamo proprio organizzati per produrre il miele. Sì, questa è un'azienda agricola che è nata da un bel po' di tempo e porta avanti questa situazione del miele che da ben 45 anni, quindi siamo alla terza generazione, che produciamo sia miele millefiori che nella zona, anche mieli di nomadismo, nel senso che spostiamo le api sui territori meno inquinati per produrre meglio il miglior miele. E qui abbiamo una simulazione di smielatura che vi farò vedere mio padre. Sì. Allora, smielatura, noi facciamo il miele e poi lo smieliamo, come funziona? Qui viene, le api depongono il miele. Ah, quindi il passaggio successivo a quella della costruzione con del telaio. Noi al telaio aggiungiamo la cera lavorata e poi le api lavorano questa cera in modo da riempire il miele. Poi chiudono, noi togliamo la parte chiusa, mettiamo dentro il cesto è lo smielatore e c'è la centrifuga che entra, questo è da far vedere a livello di piazza, sì. Noi abbiamo proprio una smieleria grande organizzata. Ah, quindi questo movimento fa uscire il miele delle api. Delle api e viene poi invasettato. Ah, semplicemente così. Sì. E mentre da questa parte che cosa sto guardando? Questa è la cera che noi ricaviamo dalla
Ah, perché non si butta poi? Non si butta niente, diciamo, una volta che poi questi telaini diventano pure un po' vecchi, vengono sciolti e si ricava questa cera che facciamo pure candeline, tutte, e facciamo, si riparte con il foglio. Bellissimo, veramente bello e veramente entusiasmante. Dalla cera del miele magari possono nascere pure gli articoli per il Natale. Sì, le cantelline natalizie, tutte queste. Sì, 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 bellissimo, veramente, veramente fantastico. Bene, tutto questo insieme alle caramelle anche di miele, perché vedo che avete prodotto la propoli, abbiamo già visto prima. Quest'anno abbiamo fatto come novità il miele alla cipolla, dato che ci hanno chiesto un servizio di impollinazione delle nostre arnie, abbiamo circa 150 arnie. E facciamo un servizio di impollinazione e ci è venuto in mente di dire perché non proviamo a fare il servizio, cioè il miele di cipolla, visto che facciamo il servizio, abbiamo iniziato a fare il miele di cipolla, cosa che non si trova dappertutto. E poi una cosa che abbiamo iniziato a fare è, visto la produzione anche di zafferano della nostra azienda, abbiamo iniziato a fare il miele di acacia aggiunta con lo zafferano, cosa che sui formaggi particolarissimo. Il miele di cipolla è una cosa veramente interessante, come è interessante il miele con lo zafferano e come è interessante seguire l'evoluzione di questa azienda, ma di tutte le altre aziende che continuano veramente a crescere. Complimenti, credete nella vostra terra, perché non bisogna lasciare la terra d'origine, è così? Sì, è così. Bene, dunque io passerei, prima di parlare con il signor nostro amico De Bellis sul salottino, passerei a vedere a che punto il nostro caciocavallo, che penso sia ormai a buon punto, e infatti ha la sua forma e la sua fisionomia. Ha avuto ormai la sua forma ed è perfettamente acchiappato, adesso deve come dire, stare a refrigerare per 4-5 ore almeno. Che bello veramente. E, questa lavorazione è durata giusto il tempo della nostra trasmissione, però vedete veramente la fantasia poi di chi ha la conoscenza e la sapienza di questo tipo di lavorazione, in che cosa poi trasforma il prodotto derivato dal latte. Ma quando poi i prodotti partono e arrivano e si chiudono e si concludono a chilometro zero è veramente fantastico. E qui a Casalnuovo Monte Rotalo siamo veramente a chilometro zero, veramente a chilometro zero. Dunque uno sguardo prima di arrivare da voi sul lavoro dei nostri artisti che stanno guardando il completamento di questo Barbagianni casalnovese. E vabbè, quasi terminato, cioè mancano piccole rifiniture, però Piccole rifiniture forse ce la facciamo a vederlo terminato per la nostra trasmissione. Anche noi abbiamo quasi terminato e anche noi mancano piccole rifiniture. Qui abbiamo realizzato e chiuso il nostro quadretto che sarà consegnato alla maternità, intitolato La musica della tavola. In ricordo di questa manifestazione. Che bello, grazie, complimenti maestro, complimenti maestro. Dunque da questa parte invece, Salvatore accompagnami, da questa parte abbiamo, non è un'azienda, ma è un insieme di signore, un insieme di signore che infatti parlo con la signora Aurora. La signora Aurora, che è la presidentessa di questa associazione che si denomina Associazione Alba, che è un'associazione pronta a intervenire quando c'è veramente da fare qualche cosa di importante ed è specializzata nella preparazione di dolci veramente significativi, ma anche di lavoretti, di manufatti che arrivano invece da cose che non sono alimentari. Ecco, ci spieghi lei, quando parte questa associazione, che cosa fa? Questa associazione è partita nel 2009 ed è nata per i bambini ammalati di leucemia mieloidica di San Giovanni Rotondo. Dopodiché ci siamo un po' evoluti nel tempo e abbiamo dato tanta beneficenza alle altre
associazioni di cui ne avevano bisogno, come l'AIL, la casa di Peter Pan a Roma, la sclerosi multipla. E a Natale, l'8 dicembre, noi prepariamo il mercatino con quello che voi vedete qua. Praticamente ci sono le nostre ricamatrici, che sono tutte le nostre affiliate, e poi prepariamo dei cesti con i prodotti locali che molto gentilmente ci mettono a disposizione le persone che avete già intervistato prima. E quindi ringrazio le persone, perché con molta beneficenza, con molta buona volontà vengono a comprare da noi per elargire poi quello che noi ricaviamo in beneficenza. Lo scopo veramente benefico, che serve ad aiutare chi ha bisogno. Ma ho visto che dalle ricamatrici ai dolci ci sono anche altri oggetti. Ce li descrivo un attimo. Parla lei. Ah, sì. Vabbè, io lo faccio un po' come passione, quindi poi Aurora, quando mi chiama e mi dice: ci dai qualche oggetto da poter mettere nelle nostre mostre per beneficenza, allora io mi attivo e faccio qualcosa per loro. Però più che altro vorrei farvi vedere queste creazioni un po' particolari. Questa me l'ha un po' suggerita mia nonna, che era originaria di Casalnuovo Monterotaro. Praticamente lei diceva che nelle zucche una volta venivano svuotate, questa è una zucca svuotata, e poi all'interno mettevano il sale, perché lei aveva la fissa e a noi ci sgridava quando noi buttavamo tutto, no? Quindi allora il fatto di riciclare, di prima di buttare un oggetto, di vedere se poteva ritornare a farne qualcosa. E quindi io cosa ho fatto? Ho preso questa zucca, in realtà prima volevo fare la saliera, però poi una volta che si è asciugata sono uscite delle immagini che io poi ho ritratto qui, non si vede. Stiamo, no? Vedendo, esatto. Stiamo vedendo. Qui c'è un orecchio, da qui è partita, poi ho fatto l'immagine di Maria, quindi questa è una natività, il Signore mi perdoni, ho messo Gesù dentro la zucca, però insomma, e poi c'è Giuseppe. Tutto ciò che vedete, e anche sotto c'è una quercia, e praticamente ho usato tutti i prodotti che dà la nostra terra. Ci sono dei piattini dove ci sono le calle, dove ci sono il frutto della quercia, le ghiande, poi ci sono dei fiori secchi che io metto ad essiccare, e dei rifiuti che noi, cioè praticamente ci sono dei noccioli di albicocca che fanno da base a questi personaggi che io ho utilizzato per fare la natività. Questo è veramente ingegno, ma che viene fuori da una creatività che ci viene in aiuto invece da quella che è la natura. E poi vedo ancora delle bambolette. Sì, questi sono degli angioletti, anche questi sono tutti questi sono scarti di legno. Sua nonna sarà contentissima. Sì, in effetti avrei dovuto comprare una sfera di polistirolo. Non c'è bisogno. Quelle ci sono due ciotole di plastica che si erano bucate e sono diventate una mongolfiera. Perfetto, bene. Dunque, la mongolfiera, hai visto come si ricicla veramente, veramente tutto. Presidente, complimenti. Io passo da quest'altra parte perché c'è un banco ancora tutto da guardare. Ma qui, Salvatore, oltre a guardare, bisognerebbe anche assaporare. Dunque, prego. Dolci natalizi che fa sempre l'associazione Alba e che vendiamo, e il ricavato va tutto in beneficenza. Partiamo dalle nevole, tipico dolce natalizio, che decoriamo con i prodotti locali, miele, mosto cotto e basta, questo è tutto. E ancora avanti, qui vedo biscotti da latte e poi invece passo dalla signora. Io mi chiamo Pasqualina. Signora Pasqualina. Sto a pizzeria da oltre 50 anni. Qui a Casalnuovo. Adesso i miei figli, poi c'è mia nipote, poi vi faccio vedere. E poi c'è questo dolce, che cos'è? Questa? No, questa è una pizza. È una pizza, con quell'ingrediente che abbiamo visto. Con i ciccioli di maiale. Con i ciccioli di maiale che abbiamo visto in apertura della nostra trasmissione. Quindi lei impasta questa maniera e poi inforna. Chissà che sapore che avrà, Salvatore, immagino un attimino. Ecco, vedi? Pizza con i cicoli, giusto? Eh sì, ha un nome diverso. Spieghi tu. Dai, spieghi tu. Questa è la pizza che praticamente usavano i contadini come pasto, perché è ricca di energia, essendo ricca anche di lardo di maiale. E quindi il lavoro, che era molto faticoso, aveva bisogno di questa energia che prendevano dalla pizza, appunto. Benissimo, veramente bello. E questo è un piatto che arriva dalla tradizione, che arriva dal famoso cassetto della memoria che noi di tanto in tanto apriamo.
con queste abili mani, con queste conoscenze che poi vengono trasferite alle persone giovani e che poi penso che anche la signorina sappia fare. Sì, io sto imparando appunto. Oh, impari perché, come si dice, questa è una cosa che non bisognerà perdere, taralli, col vino. Mostaccioli, fatti con mosto cotto, sempre mandorle, cacao. E poi a volte vengono anche ricoperti di cioccolato fondente. Oh, il famoso mosto cotto della signora che è ancora lì a girare, bisognerà dire alla signora che stiamo per arrivare. Permesso, io volevo salutare la Presidente e tutte le socie di questa bellissima associazione ALBA. Quando ci sono le cose importanti ci sono sempre. Grazie, okay? Grazie a voi per la partecipazione. Grazie infinite. Grazie. Bene, hai visto quante belle cose, Salvatore? Sono veramente belle. Sono bei prodotti che poi in alcuni casi sposano anche dei valori forti, bellissimo, risultato sorprendente. Sorprendente veramente, prepari un brano musicale per concludere insieme agli amici che devono essere tutti intorno a lui. Io intanto volevo salutare e chiudere questa nostra tappa con il sindaco. Sindaco, venga da questa parte, perché non facciamo venire anche i suoi bei vigili? Su, facciamoli venire, venite, guardali. Oh. Dunque, sindaco, buongiorno e grazie per il sostegno che avete dato all'iniziativa. Quella lì è la telecamera. Effettivamente non ci aspettavamo di trovare tante eccellenze qui a Casal Nuovo. Veramente complimenti. Mettere in piazza, ma soprattutto condividere tutta questa sapienza, questa coscienza e questo ben di Dio con chi ci segue dalla provincia di Foggia, dalla provincia di Bari, eccetera, eccetera. Io penso che sia una cosa veramente interessante. A Casal Nuovo Monterotaro bisogna venire di corsa. Beh, oggi abbiamo vissuto una bellissima esperienza, grazie a voi, la comunità ha partecipato tutta con gioia, è stata una bellissima giornata. Ed è venuta fuori una bella cartolina del Sud, un Sud che lavora, che ha passione, che crede ancora nel proprio futuro, un Sud sano, ospitale, e questo è quello che volevamo oggi lanciare come messaggio e grazie a voi penso che ci siamo riusciti pienamente. Bene, io vi ringrazio soprattutto per l'ospitalità, è vero che Casalnuovo è proprio il paese dell'ospitalità e poi voglio dire il biglietto da visita, poi alla fine sono anche loro che fanno il loro lavoro con serietà e molta professionalità. Io chiuderei questo appuntamento ringraziando tutte le aziende, tutte le aziende. Possiamo andare a chiudere magari assaggiando un po' di birra del birrificio di casa, perché questa è veramente una novità. Andiamo da questa parte, mentre pregherei il signor Delisi di accennare insieme agli amici della campagna, vi definisco così, gli amici della campagna, un brano quasi conclusivo, ok? Salvatore, vieni da questa parte. Oh, dunque. Passiamo a vedere. Aienare come in salan, ma me fritto che può portare. Oh, noi siamo abituati, Salvatore, vieni. Siamo abituati a parlare della birra tedesca per eccellenza, no? Come se non ci fosse nessun'altra possibilità di assaggiare una birra prodotta qui. Perché noi siamo il paese del vino, siamo il paese dove sgorga l'acqua migliore del mondo, però a Casal Nuovo c'è la birra. Questa ce l'aveva nascosta. Beh, questa è una innovazione frutto dell'orzo che comunque è coltivato anche da noi e c'è un bel trend di mercato per la birra artigianale e un'ottima intuizione da parte di Achille, del socio e i nostri migliori auguri. Noi assaggiamo, questa gliela do al sindaco, loro durante il servizio possono bere, diciamo la verità, i bicchieri non bene. Allora, a Casal Nuovo Monterotaro veramente veniteci perché c'è veramente tutta l'eccellenza ed è proprio vero che Casal Nuovo è il paese più bello del subappennino. Ciao a tutti. È aprile che è un più gentile, tanta chiura c'ha da porta, i fasci di carla caccia e mezz'ora ne chiama paglia, i fasci di carla caccia e mezz'ora ne chiama paglia. Na 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 na